alla seconda parte della nostra manifestazione, cioè il premio Pomodoro. Il Pomodoro è arrivato quest'anno alla terza edizione con questa motivazione: valorizzazione delle energie campane che si sono particolarmente distinte nel campo del teatro, del cinema, della danza, della musica. E quindi entriamo nel vivo del Pomodoro con la prima premiata, che è Rosalia Maggio. Premio Pomodoro alla carriera. E vorrei chiamare qui sul palcoscenico il sindaco di Angri, Carlo Morvillo. Buonasera Rosalia, benvenuta. Io vorrei lasciare, mentre aspettiamo il sindaco, anzi facciamo subito la premiazione e poi le lascio il microfono perché il pubblico l'attende. No, voglio sapere se mi ha già avuto a qua o mi ha già avuto a là. Un po' a qua e un po' a là. Non so se lei capisce il napoletano. Ho capito perfettamente. Se vuole traduco. Traduco io? No, traduco io. Traduca lei. O di qua o di là, o a là o a qua. Allora, intanto mentre c'è il sindaco qua, ecco, consegniamo, la nostra ragazza dovrebbe portare il Pomodoro 1988 e il sindaco di Angri, Carlo Morvillo, consegna a Rosalia Maggio e anche un bellissimo mazzo di fiori. Tanti premi, grazie sindaco. Rosalia, io le vorrei lasciare il microfono per qualche momento perché so che il pubblico la vuole tutta per sé. Io la ringrazio, però dovrei posare questa roba. Signori, io sono stata poco tempo fa qui a Angri col mio spettacolo e ho detto qualche poesia. Se gradite, io la ripeto. La prima che vorrei dirvi è una poesia del marchese Caccavone del 1700. Questa poesia si chiama A confession et à mil. A campano e Daniel si va a confessare. Daniel, che è un giovane, moco sa da sposà, piglia da San Liborio, va per suo confessare. Padre, la dice, io rosica e per niente m'ampesta, ma poi dico rosaria e questa va per chiedere. Padre, guolla lì femmina gamba e ingoppo il burdello, ma dica messa e predica e questa va per chiedere. E a stemma, a robba, o prossimo spoglio rongorist, ma poi faccio l'emosina e questa va per chiedere. E mo padre, sentite la st'ultima cannonata, a sora vostra, Brigida, me l'ha giunsato un altro. Risponde fra Liborio, guarda, tu sei Daniel, e mi sapono a mamma, e questa va per chiedere. Io ho finito. No, allora un grande poeta napoletano, Salvatore Di Giacomo, cuore di madre. Voi che tenete ancora la mamma vostra e se non la stimate, vi vuole bene a nata, che più bene va a voi, vi credete, gente infama o ingannata, un uomo che da paragone mai, che l'amore da mamma è grossa assai. Una volta c'è stato uno che l'ha innamorata, tutta la ricchezza sua aveva sciupata, non sapeva più che fa, pa' poter contentare. Damma, essa diceva, ora Aniella è brillante, ora Aniella è brillante, essa la deve. Porta, è chi lo portava, e si diceva ruba, essa rubava, e si diceva cira, issa cereva. Ma che vuoi più? Si contenta? No, contenta non sono, non mi basta. E tu dimmi che già fai? Io faio, giuro, tu giuro.
E si che la voglio io non mi darrai, chi stuoccia mia io tu ciò non mi darrai. Te, chi stai in un curtiello, a tua mamma ti va, scippalo ancora e portami il campo. E chi non fa maglietta, e sto coraggio avete, ma con stesso curtiello scemarato scippano ancora mamma, non dite sa tagliaia. E sapete sta mamma, gente che dicette, dicette, figlio, ti sei fatto male, e guardandolo dite, sospirando, muretto. Grazie, grazie, voglio ringraziarvi. Voglio ringraziarvi per l'accoglienza e mi auguro, questo lo dico al signor sindaco, di venire l'anno prossimo col mio spettacolo. Grazie e buonasera. Grazie, Rosalina. In bocca al lupo per tutto il resto. Arrivederci. L'amatissima Rosalina Maggio.